qua ci sono le opere. Questa è una bella occasione, quella di oggi, di inaugurare i nuovi disegni di Pasquini. Pasquini è un pittore riminese degli anni 50, questi dipinti sono a Casa Pascoli, sono nella Casa Pascoli perché sono di proprietà comunale, quindi non sempre sono tutti visibili e visionabili, quindi è bello che chi passa nella galleria può visionarli, anche se sono delle copie, però sono delle copie molto belle, molto fedeli all'opera. E quindi erano già un po' di anni, mi sa che fossero 15 anni o 20 che li avevano fatti, 15 anni, 15 anni sicuri, e quindi si erano un po' sbiaditi, erano un po' brutti, e grazie appunto a Mauro e Giuseppe che hanno avuto questa idea di rinfrescare la galleria, quindi di rifarli nuovi. Ecco, è un'attenzione particolare, quindi devo dire che il tema della cittadinanza attiva, cioè dei cittadini che non stanno lì solo a criticare, sempre solo a criticare, ma si danno da fare, prendono un'iniziativa, coinvolgono altri cittadini e poi le cose si fanno. Allora, devo dire grazie per il buon esempio, perché questo voglio fargli un applauso, per il buon esempio di cittadinanza attiva. Luigi Pasquini nasce nel borgo San Giuliano di Rimini il 13 febbraio 1897 e muore a Rimini il 20 marzo 1977. Frequenta Bologna la scuola professionale per arti decorative, dove si diploma nel 1915 in pittura decorativa. Nel 1920 inizia a insegnare a San Marino, poi a Spoleto, Imperia, Forlì e Rimini. Nel 1925 fonda e dirige il periodico estivo Rimini, la più bella spiaggia del mondo, e inizia una prolifica attività come grafico e xilografo. Nel 1927 partecipa a Bologna all'esposizione nazionale dell'arte del paesaggio. Tra le tante esposizioni evidenziamo quella del 1970 a San Mauro Pascoli, dove espone 15 acquarelli ispirate da liriche pascoliane e paesaggi sammauresi. Siccome abbiamo fatto l'inaugurazione poc'anzi della nuova galleria, la chiamiamo nuova perché ci sono gli acquerelli nuovi e c'è stata ripitturata o ritinta bella tutta, molto raffinata, e al centro è il centro storico, e poi Mazzini e Mazzini, insomma sappiamo cos'è stato il sorgimento e che ruolo ha avuto. Io do la parola adesso ad un amico carissimo, è un socio molto attivo nel centro e attaccatissimo come tutti noi alla nostra associazione, a Dancescao, Rossi Mauro, perché insieme a Giuseppe Casadei sono stati gli ideatori iniziali di questa idea di rinnovamento. Sono Mauro, con Giuseppe siamo stati gli ideatori del rinnovo dei quadri della galleria. Ci eravamo accorti che erano un pochettino, diciamo così, sbiaditi, il tempo li aveva un pochettino rovinato, no? E ce ne eravamo accorti, però non ci avevamo mai pensato, fin tanto che un giorno Giuseppe mi dice: "Di Mauro, ma hai visto i quadri?" No, Giuseppe, li ho visti, perché il centro è lì, noi veniamo spesso. "Ah, ma no, ma lì bisogna sistemare, lì ci dobbiamo dare una mossa", perché Giuseppe è uno molto, molto pragmatico, insomma, quando c'è da fare una cosa va fatta. Io guardo Giuseppe e dobbiamo vedere, perché non è roba nostra, insomma, dobbiamo sentire con chi li ha fatti, chi ha la proprietà. "Ah, datti da fare, comincia a chiedere in giro." E allora abbiamo un po' chiesto in giro e abbiamo saputo che la proprietà delle cornici e delle vecchie riproduzioni era di San Mauro Industria, e i quadri invece sono di proprietà del comune, gli acquarelli 13 sono del comune e sono custoditi alla Casa Pascoli. Abbiamo scritto sia a San Mauro Industria sia all'amministrazione, che ci hanno detto: "Fate pure, fate un bel lavoro." L'amministrazione poi ha anche imbiancato e rintonacato tutta la galleria,
ed è venuto fuori un bellissimo lavoro di cui siamo molto, molto soddisfatti. Strada facendo ci siamo confrontati col centro sociale e prima detto ciò è proprio davanti la nostra entrata, noi non possiamo esimerci da darvi un aiuto e siamo partiti con questa ulteriore collaborazione, perché noi col centro sociale abbiamo già fatto diverse cose, la Madonnina in Piazza Castello, quelli in via Rio Salto, il presepe nel Tino per Natale, e ci siamo accorti che il centro sociale ha delle grandi potenzialità, perché se vengono coinvolti i soci, quelli sono capaci che ti tirano su un palazzo, ecco, adesso è una battuta, però ne abbiamo coinvolti 4-5 dei soci e ci hanno dato una mano grandissima nel rimettere sui quadri, nel pulirli, nel fare, nel brigare. Ecco, anche in questo caso ci siamo appoggiati alla tipografia Baiardi, Gede Grafica, che è un ragazzo qui di San Mauro, e anche alla Franca Scampoli, che ho visto prima in giro, anche in questo caso ci ha aiutato col Terno, insomma, quindi noi come ci muoviamo abbiamo veramente l'appoggio di tutti e di questo siamo molto orgogliosi. Cosa? I quadri sono bellissimi, se qualcheduno volesse delle copie, noi riusciamo a farle, con le copie avranno un costo minimo, però si aiuta il centro e noi abbiamo parlato col tipografo, le copie potrebbero essere da 50 x 70 cm o da 33 x 48. Quindi se qualcuno è interessato ad avere delle copie, perché sono la San Mauro come era negli anni 50, magari ce le chiede, le facciamo stampare, poi dopo, e ci dà un aiuto anche in quel caso lì al centro, che è 5 euro, un costo minimo, ma le riproduzioni sono veramente molto molto belle. Abbiamo avuto anche la falegnameria Giorgetti che ci ha aiutato, la falegnameria Guidi e anche Scarpellini e Carrozzieri, che hanno pulito i plessi, che erano veramente molto sporchi. Voglio ringraziare l'amministrazione comunale che ci segue in queste nostre iniziative col patrocinio. Non ci è mai stato negato il patrocinio, di questo siamo molto soddisfatti. Ringrazio il vicepresidente regionale che ci è venuto a trovare, Benedetto, che ci allieta della sua presenza. Ringrazio gli orchestrali. Lo scopo mio di Giuseppe è quello di rendere San Mauro sempre più bello e più accogliente. Quello che facciamo, lo facciamo perché ci piace, ma lo facciamo perché vogliamo che San Mauro sia sempre migliore. Vi preannuncio anche un'altra cosa, che sabato 12, quindi fra una decina di giorni, inaugureremo il pannello con i nomi, cognomi e soprannomi dei residenti nella via Pascoli, lì dove c'è la caffetteria Madeleine, sabato, verso le 4, questo è più o meno il programma, inaugureremo questo pannello, pensate, 270 nomi, quasi 280, e soprannomi, delle storie incredibili, ragazzi. E questo è il terzo pannello che facciamo, ma non ci vogliamo fermare qui. Qualcun altro ci ha chiesto perché non ne fate uno per via Cavour, perché non ne fate uno per la zona di via 20 Settembre. Sabina, buongiorno, ti presento l'amico Italo Bertozzi, questo signore qui, che è la memoria storica di San Marco. Lui conosce nomi, cognomi, soprannomi di tutti. Ed è quello che, quando abbiamo bisogno di fare qualche pannello, da chi andiamo? Quando abbiamo qualche fotografia dove uno non lo conosciamo, ci sembra, non ci sembra, da chi andiamo? Dal signor Italo, che è questo amico qui. Sono cose che le ho sempre sentite in casa, attraverso i miei genitori, i miei nonni si sono tramandati questi soprannomi di casa, di casate, di Vito. Poi ho molta memoria ancora, grazie a Dio, perché ho 80 anni ormai e ci ricordo tutte le famiglie che stavano nella Violetta, dove io ho fatto la mia infanzia, dove abbiamo giocato dal primo dopoguerra fino adesso, diciamo. Mi ricordo tutti i personaggi che abitavano in queste contrade, tutti gli aneddoti, anche, sì. Senti ricordare, dopo te lo riportano, tutte cose così. Vedi Sabina, noi abbiamo già fatto tre pannelli con i nomi, cognomi e soprannomi. Il castello, la Violetta, e adesso faremo via Pascoli il 12 di questo mese. Ma non ci fermiamo qui, perché Italo ci ha detto ad esempio che anche la via Cavour, che è una via che porta, non è molto lunga, lì addirittura c'era Ebladeu, che sarebbe poi il mattatoio, okay. Lì c'era la Montilaza,
era più classica. Un frigorifero, diciamo, un frigorifero del paese. Era un ammasso di terreno che dentro d'inverno battevano la neve con la paglia e poi mettevano la carne in macellaio. Quindi erano un filastro. Allora siamo già pronti e abbiamo già in mente di fare un quarto pannello, se Italo ci dà una mano. Ripartiamo con dei pannelli, perché noi non vogliamo perdere la memoria dei soprannomi dei sammauresi. Attenzione, questo per noi è molto importante, perché l'inaugurazione di quel pannello sarà una cosa bellissima. Ci sono dei soprannomi e delle storie dietro a quei soprannomi che c'è veramente da sbellicarsi dalle risate, insomma. Tutte storie allegre di una San Mauro che non c'è più, dove c'era molta... anche molta miseria, perché era appena passato in fronte, gli anni 40, 45, 50, però c'era una solidarietà che era incredibile. Forse oggi magari quello sta un po' venendo a meno, però vogliamo ricordare come eravamo. Credo che in qualità di Presidente regionale non possa che evidenziare questo senso di appartenenza che avete in questa comunità e come... San Mauro ha fatto rete tra le varie associazioni, si giungono a dei traguardi non più soli, non più attraverso i propri canali o il proprio orto, ma facendo rete tra le varie associazioni, tra le varie tipologie del territorio, per far sì che si giungano a questo risultato. Dico sempre che l'amministrazione comunale è un passaggio determinante, non importante, determinante, senza la quale non possiamo noi arrivare a degli obiettivi che non sono solo di visibilità, ma sono tutto ciò che può produrre un centro sociale, tutto ciò che un volontario, che dei volontari possono fare per la comunità, e di questo ne siamo orgogliosi. Un presidente senza i volontari non conta assolutamente nulla. Noi siamo per tagliare il nastro, per dire delle belle parole, ma dietro ogni iniziativa ci sono ore e ore di lavoro. Io credo che questo non si possa mai dimenticare, perché si mancherebbe di rispetto a tutto ciò che è il mondo del volontariato. Come associazione, negli ultimi anni, mi permetto di dire, abbiamo guadagnato anche una visibilità maggiore, anche a livello regionale.